Vita è frenetica, vero dottoressa? Andiamo sempre di corsa, siamo anche un po' stressati perché il lavoro ci porta all'estero, di qua e di là. E allora i consigli che vogliamo dare adesso è per quelle donne o per quelle persone che naturalmente viaggiano spesso, sono sempre su un aereo, hanno una vita davvero molto intensa e non hanno tempo per fermarsi e per mangiare come si deve, non dico a pranzo ma almeno a cena oppure a colazione la mattina prima di uscire per andare a lavorare. E allora per questa tipologia di persone, per queste diciamo anche donne in carriera, definiamole così, o insomma è riduttivo, però diciamo per questa tipologia di persone, che cosa si può fare, come si può migliorare, come si può star bene con il proprio fisico? Diciamo che è difficile oggi dare tempo al cibo, è più facile trovare il tempo per comprare un vestito, un paio di scarpe o per fare un massaggio, un trattamento estetico, senza sapere che invece tutti i giorni sbagliamo e tutti i giorni accumuliamo quelli che io chiamo errori metabolici, che poi veramente ci ritroviamo non solo nella salute ma anche proprio nella bellezza, perché l'invecchiamento oggi è infiammazione, l'infiammazione deriva dal cibo. Quindi mangiare per caso e pensare di poter recuperare con un pasto la domenica quello che non abbiamo combinato durante la settimana non funziona. Allora, per esempio, persone che viaggiano molto, perché questa è una situazione comune, cosa fare? Io raccomando sempre di trovarsi una soluzione di backup, insomma portiamoci qualcosa, chi può nella borsa, che sia un manager, che sia un avvocato, che sia un medico, voglio dire, una borsa con sé ce l'ha, e mettiamo dentro un cibo di emergenza in modo tale che possiamo in questo modo evitare, quando la fame arriva, di cedere, nel senso di adattarci a quello che troviamo. Che portare? Bene, è facile la frutta secca, ne abbiamo già parlato, perché oggi ci sono quelle monoporzioni di frutta secca, quindi la mandorla sgusciata, la nocciola sgusciata, il pistacchio, che comunque ci tolgono l'appetito e è utile sempre per rompere quel digiuno che poi diventa fame ingestibile mentre aspettiamo di trovare qualcosa di più commestibile. Quindi almeno quando possiamo cerchiamo di evitare l'errore, perché ovviamente se ci danno una schiacciata, un grissino, un cracker, un tarallo, non sono cibi sani, ma tanto che sarà. No, non è che è tanto poco, è un tipo di alimento che non premia, perché comunque innesca un meccanismo insulinico e poi è molto salato. E poi ci troviamo gonfi, scendiamo da un aereo e siamo pieni di liquidi, scendiamo dal treno e abbiamo sete. E quei liquidi non li eliminiamo in un attimo, ci vogliono delle ore, a volte ci vuole anche un giorno. È facile negli aeroporti, nelle stazioni, perché adesso abbiamo a disposizione tanti cibi, un po' per la moda, ringraziando Dio in questo caso, buona, troviamo sempre il cioccolato. Ovviamente anche lì, quando la fame arriva, cerchiamo di rivolgerci a un cioccolato strafondente, almeno l'85% in tutte le stazioni, almeno in Italia, nel mondo europeo, in tutti gli aeroporti troviamo chi vende cioccolato. Questo perché? Perché se proprio non c'è niente, evitiamo di prendere il sandwich, il panino, il tramezzino, il trancio di pizza, che va bene una volta, ma non è un cibo sano, è un cibo che comunque ci crea un rallentamento metabolico, dobbiamo smaltirlo. Ovviamente ci sono anche soluzioni un po' più, diciamo, paganti, perché è facile trovare in un bar un'insalata. Certo, bisogna vedere che c'è in questa insalata, perché se è un'insalata troppo mista, dove trovo l'uovo sodo, il parmigiano, la feta, il pomodoro, il mais? Ovviamente il nostro sistema fa un'incetta di, altra volta, di sali minerali e proteine mescolate e non funziona, è un blocco metabolico. Quindi che soluzione funzionale possiamo trovare? Per esempio potremmo fare un'insalata di pollo. È sempre meglio un pollo bollito che del tonno, perché il tonno non sappiamo mai da dove viene. Quindi sto sempre cercando di evitare queste soluzioni conservate. Com'è meglio evitare quelle insalate dove ci propinquano invece del pollo del prosciutto di pollo o dell'arrosto di tacchino, che non è carne, è sempre un affettato ricco di sale. Quindi quali sono le cose da evitare? Sicuramente i cibi troppo salati, perché i cibi salati ci creano un problema, e quindi tutti gli affettati, le insalate con gli affettati, i cracker, i grissini che contengono del sale. E cerchiamo di evitare le insalate troppo miste, dove c'è l'insalata, ma non c'è solo l'insalata. E poi un no, assolutamente, a soluzione dove il carboidrato lo fa da padrone, quindi la pizza è solo carboidrato, non ci illudiamo di trovare sulla pizza un pezzetto di prosciutto. Allora che fare? Abbiamo detto, portiamoci dei cibi amici, quindi un po' di mandorle, di pistacchi, di pinoli, portiamoci il cioccolato, addirittura possiamo portare delle fave di cacao che sono un ottimo antifame, oppure cercare le insalate di pollo, ma possiamo trovare l'insalata avocado perché adesso va tanto di moda. Se siamo in un aeroporto, in un bel bistrò, ci possiamo prendere una bella
bella tartare di carne oppure una tartare di salmone o di tonno, perché in quel caso almeno, pur essendo pesci rossi, pur essendo pesci ricchi di metalli, però almeno sono freschi, non sono salmone affumicato, non è tonno in scatola, dove abbiamo detto il sale dobbiamo un po' tenerlo sotto controllo, magari accompagnata da un contorno se è possibile di un'insalata, o pazienza, dopo la tartare mangiamo il nostro cioccolato che abbiamo nella borsa. Per chiudere, quando siamo arrivati, non so, a Londra piuttosto che a Parigi o anche in posti proprio lontani, lontanissimi, non so, in Australia, al ristorante, nella nostra cena, alla nostra cena di lavoro, che cosa possiamo prendere, ordinare? Ovviamente stiamo facendo un gioco, però insomma non conosciamo il menù reale, ma qualcosa che non sia un rischio, che ci possa sempre mantenere su questo trend. Io consiglio sempre, soprattutto dopo un viaggio in aereo, di facilitare il drenaggio renale, perché siamo sempre un po' imbibiti, soprattutto le donne lamentano gonfiore, quindi se riusciamo a trovare una cosa che sia cruda, un posto che sicuro ovviamente, dove c'è un'insalata cruda, un pinzimonio, un crudité, è sempre meglio, perché poi pensare di risolvere la situazione di imbibizione con la verdura cotta in un ristorante dove magari è cotta e stufata, è troppo salata, non sappiamo cosa pigliare, o magari è solo congelata, immaginiamo le verdure grigliate, lasciamo perdere, evitiamo. Quindi non facciamo l'errore di prendere la verdura pensando di migliorare il nostro metabolismo, pigliamo la verdura cruda, se c'è. E comunque rivolgiamoci a pesce laddove è possibile, soprattutto bianco, per un esempio. Il solito branzino al cartoccio, la sogliola, il rombo, o piuttosto l'insalata di mare, dove se il ristorante è, diciamo, promette bene, è sempre meglio, perché comunque consideriamo un pesce bollito. Ragionando su quello che abbiamo detto, noi prendiamo un pesce bollito che è un po' più povero di proteine, dove a volte è proprio mescolato già delle crudità, ci aiuta sicuramente a ridurre l'imbibizione e essere tranquilli di non aver fatto troppi pasticci. Grazie dottoressa, noi con i suoi consigli possiamo partire, mi auguro, sereni. Allora buon viaggio a tutti.